Bentornati e buongiorno. Oggi, il 28 ottobre, noi ricordiamo San Simone e Giuda. Ascoltiamo. Giuda, detto anche Taddeo, che significa magnanimo, omonimo del traditore, è il fratello di San Giacomo il Minore e perciò stretto parente di Gesù. È nominato nei Vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli, ma nulla si sa del suo apostolato. Nel racconto dell'ultima cena, riportato da Giovanni, chiese spiegazioni al Signore sulla sua manifestazione e questi gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Stando ad alcune ricostruzioni, Giuda avrebbe poi predicato il Vangelo in Samaria, Giudea, Idumea, Siria e Mesopotamia e avrebbe subito il martirio a Emessa. A Giuda Taddeo si attribuisce una breve lettera del Nuovo Testamento in cui si esortano i cristiani dell'Asia Minore provenienti dal giudaismo a prestare attenzione alle false dottrine. San Simone, da Luca soprannominato Zelota, che significa fervente, osservante della legge, ma forse lo chiama così perché aveva militato nel gruppo antiromano degli Zeloti, da Matteo e Marco è chiamato Cananeo. Secondo le varie tradizioni, Simone sarebbe stato vescovo prima a Gerusalemme e poi a Pella, oppure avrebbe evangelizzato la Samaria e sarebbe morto martire e sepolto in Persia. San Simone, nella leggenda aurea e nel martirologio romano, è accomunato a San Giuda Taddeo, con il quale si ritiene predicò il Vangelo in Egitto e Mesopotamia, subendo insieme il martirio, secondo alcuni scrittori. Ecco perché la Chiesa li festeggia insieme il 28 ottobre. Simone e Giuda sono stati due discepoli di Cristo, sono nominati nei Vangeli, lo hanno seguito da vicino, hanno condiviso con lui momenti unici ed importantissimi, eppure di loro sappiamo pochissimo. Della loro vita noi sappiamo, anzi, quasi nulla. Fa un po' sgomento questa situazione. Loro che sono stati con Gesù dovrebbero essere delle celebrità, dovrebbero in realtà essere molto famosi, oggetto di curiosità, eppure no. Eppure sono rimasti, come dire, un po' nell'ombra. E questo ci deve far riflettere, perché noi immaginiamo una vita di successo, una vita di pienezza, quella vita in cui diveniamo celebri, in cui gli altri ci ricercano, dove lasciamo un segno nella storia. Ebbene, questi due uomini la loro storia l'hanno cambiata sicuramente, ma non hanno lasciato nessuna firma. Allora anche noi vogliamo essere così umili da farci da parte e lasciare il protagonismo a Cristo, che è Lui l'unico nostro vero ispiratore, l'unico degno di essere acclamato e glorificato. San Simone e San Giuda, pregate per noi.